Ben ritrovati sotto canestro a tutti gli amanti del basket, non solo italiano ma anche internazionale. Ben ritrovati dal canale 96 di Telefirenze Viola Supersport, da Stefano Ballerini che vi parla, Paolo Caselli che ha contribuito all'impaginazione di questa puntata, che mi segue dal remoto e che vi dà immagini e tutto ciò che è successo nel mondo del basket. Andiamo a vedere, perché partiamo dal panorama internazionale, ovviamente l'Eurolega, dove purtroppo prosegue il cammino una volta bene, una volta male, della Virtus Bologna, che perde in casa al Palazzone di Bologna 83-85, meno 2, vince in volata l'Olympiakos Pireo 22-22 il primo quarto, 16-20, 4 di vantaggio Olympiakos al pit stop lungo, 15-21 Olympiakos che si distacca. Non basta il 30-22 del quarto tempo Bologna, rimanevano da mettere altri due punti, non ce l'ha fatta la squadra felsinia, che dunque rimane purtroppo ancorata nei bassi fondi della classifica con l'Armani che gioca stasera, ma lo vedremo. Fenerbahce batte Bayern Monaco 79-71, Stella Rossa Monaco 92-68, Alba Berlino Real Madrid 77-84, come detto Virtus Bologna Olympiakos Pireo 83-85. Vediamo quello che è il programma di questa sera, mentre noi andiamo in onda. Partono le gare del secondo turno infrasettimanale Lyon-Villarbanne, Valencia-Panathinaikos, Maccabi-Tel Aviv, Barcellona-Anadolu-Efes, Olimpia-Milano, Zalgiris-Kaunas, Partizan-Belgrado-Basconia. Andiamo a vedere quello che dice per adesso la classifica. Ovviamente mancano le gare di questa sera. Real Madrid, io i tre numeri li ricordo, partite giocate, vinte e perse. Real Madrid 19, 13 vinte, 6 perse. Barcellona 18 giocate, 12 vinte, 6 perse. Olympiakos Pireo 19, 12, 7. Fenerbahce 19, 12, 7. Monaco 19, 12, 7. Ammucchiata a Basconia 18, 11, 7. Zalgiris Kaunas 18-10-8, Maccabi Tel Aviv 18-10-8, poi queste sarebbero le prime dei playoff. Nona piazza Stella Rossa 19-10-9, Anadolu Efes 18-9-9-500 di media, Partizan Belgrado 18-8-10, prima squadra sotto la percentuale in negativo, Valencia 18-8-10, Virtus Bologna 19 giocate, 8 vinte, 11 perse, con 1.464 fatti, 1.532 subiti. Bayern Monaco 19-7-12, Panathinaikos 6-12, arriva l'Olimpia Milano 18-6-12, che deve giocare con il Kaunas, cliente non scomodo di più. Olimpia artigliata 18 giocate, 6 vinte, pochissime, 12 perse, tante. 1.253 fatti, 1.351 subiti. Lyon-Villarbanne 18-6-12, Alba Berlino 19-6-13. Questo è per quanto riguarda il calendario della Coppa dell'Eurolega, la manifestazione più importante d'Europa. Andiamo a vedere quello che è successo anche in Champions League, dove Limoges Ludwigsburg 8-2-6-2, PAOK Rizas 81-78, Darus Safaka Benfica 83-72, Karsiyaka Pinar Mursia 89-96, Ostenda Banceşlor 64-77, Igokea Apoel di Olon 80-91, Peristeri Digione 92-88, Tofas AEK Atene 82-85, Benfica Darussafaka. Quelle erano le gare del 10, passiamo a quelle
le più vecchie del 4, dove ricordo Darius Safaka Benfica 89-76, Apoel Olon Igoikea 103-79, AEK Atene Tofas 73-70, Bacesloir Ostenda 72-76. E dunque questo è il nostro punto anche sull'Eurolega. Andiamo sulla Champions, scusate, andiamo vediamo se troviamo qualche cos'altro che riguarda le squadre italiane, bene, l'Eurocup. Allora, London Lions, Apoel Tel Aviv 93-95, Wroclaw Gran Canaria 79-91, Venezia che batte Ulm 89-69, Amburgo Budućnost 59-87, sventola la bandiera della Croce Rossa, Nepoca Cluj Burg 79-88, Promiteas Trento, dura sconfitta per la squadra italiana 84-71, Bursaspor Cedevita Olimpia 111-93, poi Lictabel Promotei 72-80. Brescia che ha battuto la Juventud per 85-75, il Paris ha battuto il Turk Telecom 96-77. Allora, questo è il punto doveroso di partenza per quanto riguarda il basket europeo. Andiamo alla situazione in campionato invece in Serie A. Vediamo qual è stato l'ultimo turno. Basket Napoli, Olimpia Milano, continua la crisi di Milano, male in Eurolega e male anche in campionato. Questa ultima puntata dell'8 di gennaio, Napoli-Milano 87-81, dopo un supplementare decide il 12-6 finale. Trieste Scafati 64-59, Pesaro Treviso 101-72, Sassari va a vincere a Reggio Emilia 99-74, Varese va a vincere a Brindisi 104-90, Venezia batte Verona nel derby 80-57, Trento che poi perderà in campo europeo che aveva battuto Brescia 78-73, e anche qui cose cattive da parte di Virtus Bologna che viene battuto in campionato a Tortona da un sempre più positivo Rivelazione Tortona 89-81. Andiamo a vedere la classifica in Serie A1: Olimpia Milano e Virtus Bologna appaiate 22, Tortona dietro Kerringhia a meno 2, 20, Trento e Pesaro con Varese e Venezia un quartetto a 16. A 14 metà classifica, ottavo posto, playoff ancora buono Brescia, punti 14-12, Sassari, Scafati e Brindisi a 10. Rincorrono Verona, Trieste, Napoli e Treviso a 6, chiude la Reggiana. E questa è la situazione in Serie A. Andiamo a vedere anche quello che è ovviamente successo in Serie A2. Allora andiamo a vedere, vediamo tutti i risultati, poi andiamo a vedere le due classifiche. Allora, giornata 16, Agrigento Rieti 93-68, Assigeco Piacenza Basket Torino 82-84, Chieti Basket Ferrara 71-76, Fortitudo Bologna San Severo 92-72, il classico Ventino. Juventus Cremona, Urania Milano 91-90, arrivo in volata. Latina Treviglio 70-80, Pistoia che riguadagna la vetta del girone rosso battendo Forlì al Paracarrara 74-62. Cividale va a vincere a Ravenna 65-50. Rimini che batte Balturcento nel derby 87-80. Udine che batte di tre lunghezze chiusi 73-70, Cantù rimanda battuta Cremona 68-58, Mantova regola
la pallacanestro Nardò 95-84, Trapani che batte Monferrato 77-73. Andiamo a vedere le classifiche del basket italiano. Allora, girone rosso, quello che ci interessa, Pistoia vince e vola da sola. Di nuovo 26, Forlì, Balturcento 24, dietro Ringhia Udine 22, Cividale 18, adesso interessantissimo, Cividale Pistoia. Poi Cividale 18, Fortitudo Bologna 18 a 16, il duo pallacanestro Nardò Ferrara a 14, da solo Rimini, Mantova 12, San Severo e Chiusi 10, 8, Chieti 6, Chiusi aspetta la Fortitudo Bologna, partita dire poco improba e dire poco. Il gruppo verde Cantù 28, Treviglio 22 con Cremona, Basket Torino 19, Astigeco Piacenza e Agrigento ne hanno 16, 14 Urania Milano, Latina 12, Trapani 10 in compagnia di Juvi Cremona e Monferrato a 6, Rieti Stella Azzurra 2 punti. Allora, questa è la sintesi del basket maschile. Andiamo alla 1 femminile, andiamo a vedere cosa hanno fatto le nostre. Allora, si giocava la giornata numero 15, l'8 di gennaio. Basket Crema, Lucca, cominciamo con una sconfitta, 74-69, Campobasso Venezia 80-81. Le lagunari la sbancano per un sol punto. Ragusa Brixia 79-53, San Giovanni Schio 59-80, non poteva essere diversamente. Martino Bologna 50-80, Faenza Libertas Moncalieri 72-62. Abbiamo cominciato con una sconfitta, chiudiamo con una sconfitta. Sassari batte Valdarno 89-75. Andiamo a vedere la classifica di questo raggruppamento. Schio continua a condurre 30-26, il duo Bologna-Venezia a 22, da sola Sassari a 20, San Giovanni 18, Ragusa Campobasso ne ha 16, 14 per San Martino, 12 Libertas Moncalieri, 10 Faenza, Basket Crema 8, Lucca 4, Brixia e Valdarno purtroppo 2 soli punti. E proseguiamo la nostra cavalcata a 2 femminile, il girone sud, dove troviamo allora Battipaglia Ancona 55-46, la pallacanestro femminile Firenze batte Umbertide 62-48 in omaggio a mio amico Corsini, 12-11, 14-7, 22-21, 14-9, come dire, quasi mai partita. Roseto Empoli, seconda affermazione delle toscane, Empoli sbanca Roseto 70-77, Spezia Vigarano 79-61, Patti Cagliari 71-67, Materica Savona 64-68, Selardus Roma Nord 77-64. Andiamo a vedere la classifica, qui qualcosa di meglio degli altri campionati. Empoli batti Paglia e Spezia 20 punti, Patti 18, pallacanestro femminile Firenze 16 in compagnia di Selardus e Materica, poi Umbertide 14, Savona 12, Roma Nord 8, Roseto Vigarano Ancona 6, Cagliari che chiude la lista dei nostri campionati con 2 punti. Allora, a questo punto andiamo a fare così. Comitato Basket Toscano. Allora, andiamo a vedere il Comitato Regionale Toscana che cosa ci offre in questa settimana. Allora, proseguiamo dai campionati di Serie B. Allora, andiamo a vedere, perché dobbiamo fare così, Serie B. C'è una bruttissima notizia in arrivo, ma intanto andiamo ad occuparci del 14° turno della Serie B Girone A. Omegna Libertas Livorno 1947-65-60, LTC San Giorgio
sul Legnano, Campus Varese 84-72, Borgo Manero 3G Electronics Legnano, l'altra squadra 73-88. Le due di Legnano in questo turno fanno punteggio pieno. Pavia, Gemma Montecatini Terme 75-73. Casale Monferrato, Fabo Erons Montecatini, le due di Montecatini a 0, 69-55. Nicusano Livorno e la Canvigevano 61-72. Gallarate, Langhero Ero, Acqua San Bernardo 82-69. Oleggio, Solba Piombino 74-92. La Solba tiene alto il blasone toscano. È la Canvigevano 24, Nicusano Livorno e Libertas Livorno, quasi come i vecchi tempi, 22, Solba Piombino 20, 3G Electronics Legnano 18, LTC San Giorgio sul Legnano con Omegna e con Pavia 16, Gallarate a metà via 14, Monferrato, Eros Montecatini 12, Gemma, Montecatini Terme e Oleggio 10, Borgo Manero 8, Campus Varese 4, Acqua San Bernardo, Langhero Ero hanno 0 punti. Andiamo a occuparci, purtroppo, perché arriviamo a parlare del girone C, dove c'è una bruttissima, storica, drammatica notizia. San Miniato Becche di Piacenza 71-60, anche qui pareteticamente è andato in campo il turno numero 14. Rieti, Andrea Costa Imola 2022 60-53, Senigallia Black Faenza 73-66. Attenzione, informatica, Pallacanestro Firenze 20-0. Firenze non si presenta, Firenze annuncia di rinunciare al campionato. È il fallimento completo del discorso basket maschile a Firenze. Vedrò di poter avvicinare Paolo Ricci da una parte, Michele Pierguidi da quell'altra, appena riesco a stabilire il contatto telefonico. Registro le due interviste e poi, se facciamo in tempo questa sera, le sentite dalle ore 19 in poi, altrimenti le facciamo sentire prossimamente. Empoli, Gamberi Cesena 83-85, altra brutta notizia. Campetto Ancona, Iesi Academy 94-76, Ozzano, Alberti Santi Fiorenzuola Dardò 86-97, Virtus Imola Ristopro Fabriano 85-78. Allora, Rieti Sebastiani 26, Faenza 22, Fabriano 20, Pallacanestro Imola 18, Iesi Academy 16, dove ci sarebbe ancora Firenze, secondo quanto pubblica il tabellino e la classifica dopo l'ultimo turno del Comitato Regionale Basket Toscano. Ma è arrivata nel frattempo la catastrofica notizia: Firenze viene esclusa dal Fiorenzuola 16, Campetto Ancona 16, 14 Ozzano, 14 Becche di Piacenza, 14 Senigallia, a 10-2 Andrea Costa Imola 2022 Le Patrie San Miniato, a 4 Matelica, Computer Gross Empoli, Gamberi Foods Cesena. E allora, questa purtroppo è assolutissimamente la brutta notizia. E allora, purtroppo è così, è l'ennesimo fallimento alla grandissima della scommessa di trovare, di ricreare una squadra di basket a Firenze che possa, chissà quando mai succederà e se succederà, andare a rinverdire i fasti della Neutro Roberts, della Liberty, della Pallacanestro a Firenze di tanti tanti anni fa, quando al Palazzone, in parterre, belle donne, pellicce, gioielli, grande basket, Ebeling, Anderson, Kia e quant'altro. Sono ormai ricordi che si perdono nei peccato, peccato, peccato. Allora, andiamo a vedere poi quello che è successo a livello di Serie B Toscana. Andiamo a cercare
L'ultimo turno bifemminile, la prima fase, il girone unico. Allora, si è giocato qui il primo, si andrà a giocare la prima di ritorno, si è chiuso il girone di andata con Unicusano PL Livorno, Florence Basket 55-28, poi andiamo a recuperare il tabellino. Pontedera, Laurenziana Firenze 67-62, Drago Costone, Nico Basket 61-53, Golfo Femminile Piombino, Baloncesto Firenze 60-65, Lemura Spring, Lucca Prato 47-61, Number 8 San Giovanni Valdarno, Jolly Acli Basket Livorno 33-63, un trentarello di distacco. Jolly Acli Basket Livorno 22, Academy La Spezia 20, Prato e Unicusano Piele Livorno 18, Pontedera 16, Number 8 San Giovanni Valdarno 14, Baloncesto Firenze 12, Nico Basket Femminile 10, Golfo Femminile Piombino, La Fornace Costone Siena 8, Lemura Lucca 6, Laurenziana Florence 2. Si ricomincia con il ritorno di Mura Lucca Florence Basket Firenze. Allora andiamo a vedere se riusciamo a recuperare in tempo velocissima i tabellini di Firenze Florence, battuta purtroppo da Unicusano. Ovviamente era una, come si dice, una partita no match quasi annunciato, purtroppo tanto troppo il divario bianco viola rosso e il team livornese. Andiamo a recuperare tutti gli articoli pubblicati su www.firenzeviolasupersportlive.it.com. dobbiamo andare a ritroso, per cui siamo alla fine di questa settimana. Andiamo e proseguiamo a cercare dov'è, eccolo qua, basket risultati delle squadre femminili a Firenze. Ho trovato, abbiate pietà. Allora, dunque, come detto, i titoli erano: vince la pallacanestro bene, riperde purtroppo la Florence, Firenze Umberti del 62-48, purtroppo PL Livorno 55, Fotoamatore Florence 28, PL Livorno 10 di Maffei, 4 Nottolini, 11 di Zorzi, 6 Puccini, 8 di Cecchi, 14 Castiglione, targata V, Castiglione M, non è entrata, c'è con i due Farnesi, allenatore il signor Castiglione, tutto in famiglia Castiglione, l'allenatore targato L puntato. Il Fotoamatore Florence continua a non entrare, Stefanini, Banulescu, Sammaritano 1, Ciantelli 13, Monti non è entrata, Spigarelli 7, Voicu, Consumi 7, Becucci, allenatore Gianni Berti, assolutamente auguri, auguri, auguri. E torniamo nel nostro comitato regionale, perché dobbiamo andare a vedere quelli che sono i risultati del due campionati che seguiamo all'Isola d'Elba, per cui la promozione maschile, prima fase, girone D. Allora, si è giocato una partita del girone di ritorno in anticipo, Carrara Legends Ghezzano 66-51. Noi andiamo a vedere l'ultima giornata invece del girone Sicilia Ghezzano, si è giocata, e vi ho detto il risultato in posticipo, pallacanestro Elba Ineos Rosignano, purtroppo 64-72, Stone Export Livorno, pallacanestro Stagno il derby 72-67, Dinamo Rosignano Cosmo Kerkus Pisa 68-60, Polisportiva Chimenti Livorno Volterra 53-43, Basket Legends Esco Piombino 83-41, quasi 40, comanda Stagno 20, Carrara Legends 18, Ineos Rosignano 16, Volterra 14, Nicola Chimenti Livorno e Pallacanestro con Stone Export Livorno 10, 8 Dinamo Basket Rosignano a 6, Cosmo Kerkus Pisa, Ghezzano, Esco Piombino. Chiude il Versilia Basket con due punti. Andiamo a vedere
anche l'ultimo campionato che ci interessa è l'Under 17 Silver, prima fase. Quello che ci interessa è il girone A, dove si giocherà questa domenica che viene il quarto turno, dove riposerà la pallacanestro Elba. Andiamo a vedere invece quello che è successo nel terzo turno di ritorno. 6 rose blu Rosignano, Grosseto Team 90, 57-46, Argentario Basket, San Vincenzo 67, Arcidosso che batte di 3 la pallacanestro Elba, purtroppo 54-51, Argentario 16, Invictus Livorno A, insieme alla pallacanestro Elba 12-10 per Arcidosso, 6 rose blu Rosignano 6, San Vincenzo 4, Grosseto Team 90, 0 punti. Un annuncio, poi lo metteremo anche su elbasport.com, ma lo faccio anche a voi del canale 96. Domenica andremo a realizzare la diretta del campionato di promozione Girone D dal Palazzetto dello Sport di Portoferraio, Elba contro Piombino, il derby del canale cosiddetto. La diretta dal Facebook di ediculaelbanasportiva.org di Stefano Regini. Prendiamo la stringa e ve lo facciamo vedere in diretta anche sul canale 96 dalle ore 15, dove prima avrete visto la gara di calcetto, campionato Under 19, Elba che riceve le Crete, e poi la domenica mattina l'Under 14 della pallavolo Elba, e sabato, sempre dal palazzetto di Portoferraio, ancora incontro di pallavolo targato Elba Volley. Per cui tanti gli appuntamenti che Canale 96, pur dico e mi rammarico di ciò, territorialmente potrebbe anche, tra virgolette, interessar di meno, ma laddove c'è la possibilità di fare buon sport in diretta, soprattutto, noi lo facciamo più che volentieri. Poi lo faccio perché, voglio dire, pallavolo Elba, Elba 97, calcetto e basket sono sport che imperano nella mia isola d'Elba, da cui io vi parlo e da cui io vi saluto. La linea torna alla regia, grazie a Enrico Milano che mi segue in remoto. Se poi a seguire troverete delle cose telefoniche, contattare Paolo Ricci, manager e presidente di Florence Firenze, Michele Pierguidi, nome tutelare del basket a Firenze, li vedrete. Per adesso mi è stato impossibile contattarli, ci riprovo nella metà del pomeriggio che mi rimane dopo aver registrato questo servizio. Se li vedete, arrivano immediatamente dopo la fine di questa trasmissione. Buon basket a tutti, la linea torna alla regia di Firenze. Basket 96, di quello che è incredibilmente successo a livello di basket maschile. Io ero all'oscuro di tutto perché in questo mondo della mia vita sto vivendo un periodo all'Isola d'Elba per problemi familiari e personali, per cui di quello che succede a Firenze non so assolutamente niente. Apprendo che la Pallacanestro Firenze improvvisamente sparisce dal campionato di Serie B. Michele Pierguidi, grande uomo di sport, presidente del quartiere 2, dirigente della Sancat, conoscitore delle cose del basket Firenze. Michele, buonasera, che cos'è successo? Buonasera, è successo che dalle notizie che ci sono, la Pallacanestro Firenze ha rinunciato al campionato di Serie B, quindi probabilmente non hanno più avuto, non hanno i fondi necessari per andare avanti. So che tanti atleti, tanti giocatori sono stati dati ad altre società in questo periodo, e qualcuno sicuramente, la totalità, al momento della rinuncia al campionato, sono anche tutti svincolati. Quindi la Pallacanestro Firenze, nata a luglio, è già finita. Senti, Paolo Caselli, con cui mi sono messo in contatto per avere anche da lui notizie, lui che vive la quotidianità della Firenze sportiva, mi dice che a Firenze erano arrivati Ferdinando Minucci e un dirigente della ex Fortitudo Bologna, sventolando grandi cose, grandi propositi, grandi promesse, e poi improvvisamente
come si dice in questo caso, uccel di bosco tutti. Possibile che Firenze si sia affidata ad un personaggio, tra virgolette, che a Siena è stato condannato, radiato, addirittura aveva avuto una condanna poi gestita in maniera di ricorso d'urgenza. Come mai ci si è affidati a questi due personaggi così? Su Minucci si sapeva che cosa si andava a rischiare o no? Sicuramente con la giustizia sportiva è radiato dalla Federazione Italiana Pallacanestro, però in passato è stato anche un dirigente che ha vinto scudetti a Siena e sicuramente di pallacanestro è una persona che capisce e il dirigente ha dimostrato perlomeno sul campo, perlomeno in termini tecnici di saperlo fare. E si è probabilmente presentato in città durante l'inizio della stagione con Cristian Pavani, che è stato per tanti anni presidente della Fortitudo Bologna, e probabilmente hanno presentato un progetto per la pallacanestro a Firenze. L'alternativa, c'erano due alternative, o ascoltarli o non ascoltarli. Credo che si sia scelto di ascoltarli e di prenderla in considerazione. La loro idea era quella di riportare Firenze in alto nel mondo del basket, dovevano avere basi solide e invece le basi solide non c'erano, appunto. Senti, allora rimane nel mondo femminile la pallacanestro femminile Firenze, rimane la Florence, due progetti assolutamente diversi, rimani te addirittura come massimo esponente del basket fiorentino con la tua Sancat. E allora? No, assolutamente No. non sono io il massimo esponente. Noi siamo sicuramente massimi esponenti per quanto riguarda il settore giovanile con la Sancat, ma soprattutto con la Firenze Basketball Academy. La società più importante a Firenze è l'Olimpia Legnaia, che sta facendo un grande campionato di C-Gold, e dopo l'Olimpia Legnaia c'è addirittura anche la Laurenziana che fa la C-Silver. Noi facciamo a livello di una squadra la Serie D e quindi non siamo la squadra più in alto nelle categorie senior. Rimangono società solide, società che da anni sono sul territorio, che hanno settore giovanile e che speriamo possano in qualche maniera nel futuro portare anche il basket di vertice ad alti livelli, anche perché stiamo vivendo una stagione di settore giovanile molto importante, abbiamo a Firenze tante squadre molto forti, tanta passione, tanti ragazzi. Vediamo se questa grandissima delusione della pallacanestro Firenze possa portare qualcosa di buono. Per ora rimane tanta tanta delusione. Senti, io ti lascio, non voglio disturbarti oltre. Torno a Firenze il 20, poi magari mi appropinquo io lì al quartiere 2. Mi ricordo di un colloquio franco tra te e me alla gelateria del Viale dei Mille da Badiani, quando ci sedemmo con una bella coppa di gelato tanti anni fa, e si prospettò che per fare una squadra solida con delle belle basi per, come si dice, sognare un bel futuro ci volevano all'epoca circa 150.000 euro di plafond per cominciare a ragionare sul serio dopo l'era Cavalli. Questo discorso potrebbe sempre essere valido ricominciando da zero, oppure bisogna aspettare di trovare grandi sponsor e grandi futuribili uomini di basket? Ma non so che dirti, sinceramente io mi sono sempre limitato a fare settore giovanile, faccio volentieri quello, so fare quello, pensavamo di aver trovato dirigenti che potessero essere in grado di fare anche il senior, ma purtroppo ci siamo in qualche maniera illusi e sbagliati, quindi non lo so, ecco, sinceramente le cifre io le conosco relativamente perché non ho mai fatto campionati senior, ma credo che per fare una serie di alto livello ci voglia
Allora, abbiamo al telefono Paolino Ricci, General Manager nonché presidente della Florence Basket, società amica di Firenze Viola Super Sport. Ciao Paolo, ben ritrovato. Ciao, buonasera, ben ritrovato a te, grazie. Allora, della Florence parliamo poi. Il problema di cui volevo avere notizie è immediato. Ho parlato con Michele Pierguidi, che tu conosci benissimo, grande uomo di sport, dirigente della Sancat, presidente dell'ottimo quartiere 2, il quartiere dello sport fiorentino. Bene, male, la notizia ha fatto il giro bomba di Firenze. La Pallacanestro Firenze viene esclusa dal campionato di Serie B di basket e sparisce dopo aver ceduto il titolo sportivo per tornare a parlare di basket importante a Firenze. Non so come faremo. Tu che cosa ne pensi? Cosa è successo? Le basi di questa ennesima grande delusione del basket maschile a Firenze senior? Ma senti Stefano, non, sai che non sono uomo da parole di circostanza, purtroppo la cosa non è così eclatante, perché poteva essere una delle soluzioni più plausibili, purtroppo, ripeto e sottolineo, perché insomma credere che in pochi minuti da zero si possa arrivare a mille, soprattutto con l'avvento di personaggi abbastanza, non dico chiacchierati, ma molto di più, sia nell'ambito dello sport a livello nazionale, sia a livello di basket, dico che è l'ennesima, come hai detto te, delusione, ma di un sogno che credo avesse una probabilità su mille di realizzarsi, perché si partiva senza alcuna base e mi meraviglio che, anzi non mi meraviglio, che gli amministratori locali, tutti compresi, abbiano abbracciato questa cosa con grande reverenza, con grande risonanza, in pompa magna, presentando qualcosa che secondo me doveva essere ben verificato prima di farlo partire, perché ora la delusione è cosciente, pur non essendo dentro alle problematiche e vedendole dall'esterno, credo che non ci siano neanche idee per ripartire, non lo so, questo però è una, cioè, insomma, ecco, trovarsi a metà di un campionato estromessi dal campionato stesso è già incredibile, ma che adesso non esista più neanche la società è ancora più incredibile. Senti, allora, parlando con Michele Pierguidi, io non sapevo nulla, ripeto, ribadisco a chi ci sta a sentire che io ho deciso di vivere per adesso all'Isola d'Elba per risolvere problemi di casa, familiare e quant'altro, per cui tornerò intanto il giorno 20, poi vedrò se mi potrò trattenere un po' di più, ma dovrò tornare avanti e indietro fino a che non sistemo le cose. Vivendo all'Isola d'Elba, non comprando i giornali, perché i giornali io li considero ancora censurati da tutta una serie di circostanze, le notizie della nazione che arrivano all'Elba sono diverse da quelle che circolano a Firenze, per cui è una vita, io non compro un giornale all'Isola d'Elba. Cascando proprio dal pero, come si dice in questa circostanza, apprendo da Michele Pierguidi che uno era Ferdinando Minucci, ve lo ricordate amici del basket? Ferdinando Minucci, grande uomo di basket a livello di Mensana Siena, quando Siena era l'ombelico del basket toscano, campionato, Coppa Campione, tutto quello che si andava ricordando, più venne a Firenze con un signore che era stato un dirigente della Fortitudo Bologna, ora lui mi ha detto il nome, mi sfugge al volo, forse te lo sai come si chiama, ci si sia potuti, come si può dire, prostrare davanti a un personaggio che ha avuto una condanna penale in tribunale, di cui il primo GIP non voleva nemmeno arrivare a prendere un ricorso per direttissima per avere uno sconto, ma voleva applicare tutta la condanna. Il GIP fu addirittura sostituito e poi la faccenda di Minucci è andata, come si può dire, agli archivi in qualche maniera. Arriva con un tizio che aveva a sua volta
creato problemi e non vado dicendo oltre, tu mi avevi spifferato una cifra in casa Fortitudo Bologna, insomma a Firenze il sindaco e l'assessore allo sport si sono prostrati e alla fine ne esce scornificato tutto il mondo del grande basket fiorentino. Te che mi dici? Ma Stefano, quello che hai detto è in estrema sintesi quello che è avvenuto e quello che, ripeto, è molto sorprendente è che pur conoscendo queste persone, perché arrivano due dall'America, dalla Germania, non so, e quindi ci può essere il beneficio del dubbio o della ma qui erano situazioni eclatanti, tant'è vero che credo che alcuni personaggi avessero messo in guardia, ma con questo io non ho nulla contro queste persone, ma neanche dire bene, carta bianca fate, perché poi alla fine mi sembra aver capito che questi ritorcono sulle autorità fiorentine pubbliche e il fatto che era stato promesso loro, e ora al di là del vero o non vero che sia, è pazzesco che si sia dato credito da parte di tutti, poi altri personaggi dello sport del basket fiorentino, come non avessimo avuto precedentemente altre delusioni, e tu lo sai, con personaggi abbastanza già noti, ma non come questi, molto meno noti di questi, per non aver creato nulla di positivo, ma aver distrutto situazioni che erano possibilmente floride o da coltivare. Quindi non ci sono attenuanti, è una condanna incredibile, non di questi personaggi, secondo me, che non so, evidentemente hanno loro logiche da seguire, ma di chi gli ha dato credito, a cominciare dai dirigenti fiorentini di basket e gli amministratori fiorentini della cosa pubblica. Perché cioè, non possiamo meravigliarci di quello che è successo, sottolineo purtroppo. Purtroppo, perché la speranza era di sbagliarsi, no? Era l'occasione su mille, ma qui ce n'erano 999.000 su 1.000.000 che le cose sarebbero andate a finire male. Insomma, ecco, purtroppo non credo che ci siano altre soluzioni. Questa poi non è una mia idea. Chiunque, io te la dico e la dico senza ombra di dubbio, ma con chiunque parli a quattro occhi, tutti dicono queste cose qui, o anche peggio, insomma, ecco. Senti, domanda finale, poi in secondo capitolato parleremo della Florence. Ma il presidente della ex Enice Food, che è stato partner del basket fiorentino negli ultimi anni di Serie B e che aveva detto che avrebbe avuto grandi progetti per il basket, e noi lo intervistavamo sempre a San Marcellino, sparito anche lui, ha lasciato perdere tutto? È rimasto tutto nelle mani evidentemente di Borsetti, che ha venduto il titolo e poi tutto è crollato. Non so cosa dirti, io so che credo che abbia dato, venendo via, in maniera sicuramente migliore di questi, perché qualcosa aveva tirato fuori, probabilmente, non so poi se aveva altri ritorni in zona imprenditoriali, probabilmente sì, ma comunque credo abbia lasciato per 2 anni una sponsorizzazione all'Alpino Basket e quindi diciamo che è uscito in una maniera un po' più elegante, non ha fatto diciamo, retrocedere o sparire una squadra, una società, ma diciamo che ha cambiato quelli che erano i suoi programmi uscendo in questo modo. Questo è quello che ti dico io, non essendo dentro alle cose, ma è quello che insomma credo sia successo più o meno. Deve essere questa la cosa. Quindi c'è una differenza nel comportamento. Qui siamo veramente a una roba
e che in tutta Italia ridevano. Io, tu sai, ho qualche passato, insomma, un po' in giro per l'Italia di basket, e gente mi telefonava dicendo ma è vero, non è possibile. Cioè, gente che si sbalordiva che potesse succedere una cosa del genere quando sono stati fatti gli annunci, i proclami di andare in Serie A nel giro di 2 anni e compagnia. Allora, Paolino, ti ringrazio di... Sì. Niente, figurati. Ti ringrazio di questa tua partecipazione, di questa tua diretta testimonianza, te grande uomo di sport che ti sbatti di qua e di là per tenere vivo il progetto Florence. Ne parleremo nelle prossime ore in una seconda puntata dedicata tutta alla Florence. Auguri. Grazie. Di buon 2023, ci si riabbraccia presto la settimana prossima a Firenze. Come dire, buon basket a tutti, ma in questo caso il basket veramente è il lutto ormai profondo. Grazie Paolo, a presto. A te, a presto, buon 23 anche a te, ciao, ciao.